rottura tra Comune e Consorzio Tutela del Palio, risolta la convenzione per le immagini televisive alla RAI per i prossimi 2 anni. È Emanuele Montomoli, il candidato delle 17 contrade per il Mangiadoro 2019. La Guardia di Finanza scopre evasore milionario del fisco, si tratta di un imprenditore nel campo della moda. E per lo sport la Robur attesa dalla sfida alla capolista. Domani alle 16.30 arriva il Piacenza con 2.500 tifosi al seguito. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Siena TV. Apriamo con una notizia di qualche ora fa. Un incendio è divampato in un appartamento in strada Cassia Sud, nei pressi della Coroncina, a causa del malfunzionamento di una termocoperta. Non si evidenziano per fortuna danni alle persone, ma le fiamme hanno provocato ingenti danneggiamenti alla camera da letto, dalla quale è partito l'incendio, e al soffitto di una stanza attigua. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Siena, che hanno provveduto a domare le fiamme. E cambiamo argomento. Risolto l'accordo di programma fra Comune di Siena, Consorzio per la tutela del Palio e Magistrato delle Contrade per la regolamentazione delle riprese televisive, che prevedeva la diretta RAI per i restanti anni 2019-2020. Andrea Mari. La Giunta Comunale ha deciso di procedere alla risoluzione dell'accordo di programma fra Comune, Consorzio per la tutela del Palio e Magistrato delle Contrade per la regolamentazione delle riprese televisive per i restanti anni 2019-2020. Come si legge nell'atto approvato ieri pomeriggio, competendo al Comune la soprintendenza e la direzione dei pali, spettano allo stesso ente le funzioni di indirizzo e controllo, nonché il ruolo principale nella tutela delle immagini delle carriere perché eventi collettivi della città. All'interno del testo della delibera anche la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di adottare una strategia comunicativa per la valorizzazione delle immagini del Palio, che possa affiancare ed integrare quella attualmente in essere. E sulla rottura della convenzione tra Consorzio, Comune e Magistrato delle Contrade è intervenuto questa mattina ai nostri microfoni il rettore del Magistrato, Claudio Rossi. La posizione è che intanto noi aspettiamo una comunicazione ufficiale. Non si parla intanto di accordo, ma è una convenzione che è a tre, una convenzione tra il Comune, il Consorzio e il Magistrato. Quindi diciamo gli aspetti di questo alle porte del Palio, con un contratto firmato con la RAI triennale, in cui un anno è già passato, evidentemente va visto anche tutti quegli aspetti pratici per l'organizzazione. Noi, come avevamo detto anche all'amministrazione, stiamo andando avanti nella preparazione del Palio di luglio, come anche c'era stato autorizzato, quindi diciamo, ecco, è da vedere sicuramente tanti aspetti, perché i coinvolgimenti sono tanti, sia la biga per i cavalli che è del Consorzio, sia il contributo per i sovrallassi che è a carico del Consorzio. Quindi diciamo che al di là del fatto che la comunicazione mi ha parte amareggiato personalmente, però ecco, diciamo che vanno soprattutto valutati nella maniera adeguata quelli che sono poi gli aspetti pratici di questa decisione presa dalla Giunta. È il ricercatore, docente universitario e imprenditore di Vismederi, Emanuele Montomoli, il nome proposto dalle 17 contrade in vista del premio Mangia 2019. La scelta adesso passa in mano al Concistoro del Mangia, che dovrà ratificarla. Andrea Mari. È Emanuele Montomoli il candidato scelto dalle contrade per il premio Mangia 2019. La scelta è avvenuta ieri pomeriggio a margine dell'incontro in Fondazione Monte dei Paschi, dove gli economi delle 17 contrade hanno donato le bandiere offerte dal Magistrato delle Contrade alla Fondazione. Dopo il brindisi in Palazzo San Sedoni, dalla rapida riunione dei 17 onorandi è saltato fuori il nome del ricercatore, docente universitario e imprenditore di Vismederi, Emanuele Montomoli. Adesso la decisione finale passerà in mano al Concistoro, che deciderà se ratificare o meno la decisione delle contrade. Il Mangia, attivo dal lontano 1952, quando ad essere premiato fu Guido Chigi Saracini, è conferito
favorito a coloro che per la loro opera abbiano contribuito ad accrescere in maniera significativa e anche al di fuori dei confini della città la fama ed il prestigio di Siena. Le proposte relative alle candidature munite di curriculum vitae e presentate da parte dei membri del Concistoro debbano pervenire tassativamente entro il 15 di maggio di ciascun anno presso il gabinetto del sindaco del Comune di Siena. La commissione, con funzione istruttore, poi esaminerà quindi le candidature pervenute entro il 15 di maggio di ogni anno, verificandone i requisiti statutari, presentandole successivamente al Concistoro del Monte del Mangia, che dovrà decidere per l'assegnazione dei premi entro il 30 giugno con votazione a scrutinio segreto. Si è svolta questa mattina nel cortile del Podestà di Palazzo Pubblico la sesta edizione della mostra Sona Sona Campanella, la storia e le tradizioni di Siena raccontate dai cittini. A conclusione del progetto del Comitato Amici del Palio, che anche quest'anno ha visto presente il Comitato nelle scuole primarie cittadine per favorire le conoscenze degli alunni su Siena e le sue tradizioni. Primarie e secondarie che hanno partecipato al nostro bellissimo progetto, che parte da novembre e finiamo a fine marzo. Sono più di 124 classi di questo progetto, sono 16 scuole elementari e una scuola di secondaria, cioè della San Bernardino, delle medie. E oggi è la sesta edizione, che questa edizione è nata pur caso, veramente con pochissimi disegni che ci arrivavano, a un certo punto ci arrivarono ancora di più, e allora a quel punto abbiamo deciso di fare questa mostra, di fare questo evento, un evento che ormai è apprezzato da tutti, da bambini anche da più grandi, da tutta la cittadinanza. In questi tre giorni invito a partecipare, a venire a vedere questi elaborati bellissimi, dove ci sono veramente delle opere d'arte, sono veramente bellissime e straordinarie, vedere che anche oggi ci sono tanti bambini nel cuore pulsante della nostra città. E oltre all'evento che è di Sona Sona Campanella, abbiamo allestito anche un punto per lo scambio delle figurine dei doppioni, quindi invito anche lì per tutti gli amanti di questo album che abbiamo fatto con la partecipazione di Figuriamoci Siena dell'edizione Elleccio. Quindi abbiamo detto sì di fare questo punto, e sarà dalle 10.30 fino alle 12.30 e dalle 17 fino alle 19 da oggi fino a domenica. Anzi, bisogna ringraziare soprattutto il Comitato Amici del Palio per queste iniziative nelle scuole, e anche come magistrato vogliamo che le iniziative delle scuole siano coordinate dal magistrato e dal Comitato Amici del Palio, perché proprio per dare maggiore significato all'importanza che si può avere nelle scuole, e quindi per i ragazzi, per insegnargli effettivamente quelle che sono le peculiarità della festa e i valori essenziali delle contrade e del palio stesso. E cambiamo adesso argomento. La Guardia di Finanza di Siena ha scoperto l'evasione milionaria di un imprenditore della moda della Valdichiana, che alleggeriva il carico fiscale a suo carico con spese personali. Andrea Radi. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, nell'ambito della costante azione di contrasto all'evasione fiscale, hanno intrapreso un mirato controllo nei confronti di una società operante nel settore della moda. La preventiva attività di mappatura dei fenomeni evasivi, costantemente operata dal Corpo, consente di orientare gli interventi verso obiettivi selezionati e elevato rischio. È così che è stata individuata una società in attività nella Valdichiana, nei confronti della quale le Fiamme Gialle senesi, grazie alla puntuale ricostituzione dei rapporti economici e finanziari, hanno potuto appurare una indebita deduzione di costi per oltre 1 milione di euro. Con forte stupore dei militari operanti, l'imprenditore in questione ha infatti pensato bene di abbattere il reddito imponibile, quindi il carico fiscale a lui riconducibile, con costi attinenti a spese di carattere strettamente personale, come viaggi, compiuti con la propria famiglia, in lussuose località turistiche della Costa Smeralda in estate, o spese per soggiorni in famose località sciistiche nei periodi più freddi dell'anno, piuttosto che spese effettuate presso supermercati per l'acquisto di beni fruibili e generi di consumo.
Questo modello comportamentale ha consentito all'azienda un consistente indebito risparmio d'imposta, prontamente disconosciuto dalle fiamme gialle allo scaltro commerciante e segnalato all'Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione. Presentato questo pomeriggio il nuovo libro di Roberto Bartalini, Il Duomo Nuovo di Siena, la fabbrica, le sculture, i maestri, le dinamiche di cantiere, libro che deriva da uno studio attento delle testimonianze dell'autore. Sentiamo. Emerge molto chiaramente come questa impresa colossale sia anche un po' un'iniziativa di propaganda di questo governo del Nove così importante e appunto hanno bisogno di andare molto in fretta. E mettono a punto anche delle tecniche, diciamo, delle procedure di cantiere abbastanza particolari, molto innovative, che permettono in fondo in 15-16 anni di realizzare tante parti dell'alzato della chiesa, insieme a tutto il parato lapideo, il parato marmoreo, tutto l'apparato di rivestimento scultoreo. Un cantiere molto speciale, molto particolare, che si rivela grazie allo studio delle evidenze materiali, no? Delle sopravvivenze architettoniche, poi dallo studio della documentazione, ricchissima documentazione dell'opera del Duomo, tutta la documentazione contabile, poi la documentazione, diciamo, di produzione comunale. Insomma, si riesce a far chiarezza su questo, poi certo tutto crolla perché a un certo punto varie ragioni fanno sì che, ma non ultima, insieme ai problemi economici, la peste, non ultima è il cambio di governo, quando arriva il nuovo governo dei 12, rompe con quella politica di grandezza del governo dei 9 e il loro contare sul debito pubblico, no? Perché poi la città stava iniziando ad avere dei problemi economici e loro fanno una fabbrica che sarebbe costata l'ira di Dio. Perché è un modo diverso di pensare una grande fabbrica, una grande chiesa rispetto a come la pensiamo noi, quindi ci abito anche a una coscienza storica più forte, appunto una chiesa che è una chiesa collettiva, una chiesa all'identità cittadina proprio, è un cantiere che procede in modo molto empirico rispetto a come siamo abituati a pensarli noi, quindi diciamo una consapevolezza maggiore che poi permette anche di conservare meglio quanto sopravvive, no? Conoscendo meglio si riesce a garantire la sopravvivenza in modo migliore. L'Istituto Bandini e il Liceo Classico Pilo Albertelli di Roma alla riscoperta del territorio senese sulle orme di Carlo Cassola. I ragazzi del Liceo Romano sono stati ospiti questa mattina delle classi quinte dell'Istituto Bandini per una passeggiata tra le vie del centro alla scoperta dei luoghi senesi dello scrittore romano. Sentiamo. Oggi riceviamo la visita del Liceo Classico Albertelli di Roma, arriveranno i ragazzi del Liceo Classico che insieme agli studenti del Bandini hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto con i fondi messi a disposizione dalla Fondazione del Monte dei Paschi e ripercorreremo insieme alcune delle tappe dei luoghi di Cassola. In modo particolare arriveremo appunto nell'ambito poi di alcune contrade e di Piazza del Campo, luoghi che Cassola ha frequentato appunto, su cui ha scritto anche degli articoli perché a un certo punto della sua vita lavorativa si è interessato anche del Palio di Siena e ha scritto degli articoli sul Palio di Siena. Cassola è uno scrittore romano ma toscano per adozione. L'amore per la Toscana lo ha portato a essere ancora più toscano dei toscani ed è maremmano in primo luogo e non solo. La sua Maremma è quella che va dalla provincia di Grosseto fino a Livorno e non solo Maremma, anche Siena naturalmente dove oggi ci troviamo. A Siena venne come giornalista per seguire il Palio e rimase proprio toccato dal fervore, possiamo dire, dall'interesse, dalla passione dei senesi per quello che lui riteneva in un primo momento meramente, diciamo, uno spettacolo. Quindi l'amore per Siena si è manifestato in Cassola proprio attraverso lo spettacolo più bello e più noto. E passiamo alle notizie della provincia. Questa mattina il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo era a Colle Valdelsa per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Monica Sottili. Siamo convinti che entrambe le elezioni possono essere l'una un traino per l'altra, perché ove si lavora bene, si è concreti, ovviamente i cittadini ci vedono come un punto di riferimento. Ho visitato tantissimi comuni della Toscana e ho visto che i nostri consiglieri uscenti si sono quasi tutti rimessi in gioco, palesando quindi la grande volontà di dare continuità all'azione eccellente fatta all'opposizione, di trasformare ovviamente in programma di governo le nostre proposte che maturate nel corso di questi 5 anni. Un segnale bellissimo e credo quindi
quindi che avremo sicuramente un riscontro molto importante e molto positivo. Il Movimento 5 Stelle ha fatto del suo metodo ovviamente il suo vanto e siamo convinti anche in queste elezioni europee che con la volontà di costruire un nuovo gruppo politico indipendente e ispirato da noi e soprattutto mettendo al centro tutti i punti che abbiamo presentato l'altro giorno a Roma, saremo in grado di focalizzarci sulle vere priorità dei cittadini. Insomma, il vicepresidente del Parlamento europeo è qui a Colle, ha girato tutti i comuni della Toscana, ci conosciamo da tanto tempo, ormai da 5 anni, la dimostrazione è che la continuità e la collaborazione ci sono. Lui ha parlato dei finanziamenti europei, ho sentito, e quindi è quello che noi vogliamo fare a Colle, cioè istituire questo ufficio e intercettare i finanziamenti, tutti i fondi europei. Lo faremo con la collaborazione dei nostri portavoce, sia al governo che soprattutto al Parlamento europeo, perché questo è praticamente la concretezza della nostra azione. Noi abbiamo questa possibilità e intendiamo metterla a frutto. Restiamo in Val d'Elsa. Simone De Santi, candidato sindaco alle amministrative a Poggi Bonzi con la lista civica Insieme, propone bilancio partecipato e reddito energetico. Sentiamo. Bilancio partecipato, consigli comunali nelle frazioni di Poggi Bonzi e ricorso allo strumento del referendum. Sono le proposte in materia di partecipazione attiva di Simone De Santi, candidato sindaco della lista Insieme. C'è stata, come c'è oggi, una grande volontà di partecipazione da parte dei cittadini, ma se i regolamenti e i dirigenti del comune non lo consentano, perché non vogliono persone libere che fanno delle cose libere, ma vogliono tutto regimentato e tutto controllato, è chiaro che poi la gente perde coraggio e non lo fa più. Lo strumento del referendum che è inserito per legge nei regolamenti comunali, ma dà poi dopo ai comuni la possibilità di regolamentarlo, nei fatti è reso impossibile dal regolamento di Poggi Bonzi, perché queste amministrazioni che ci hanno preceduto non vogliono la partecipazione vera da parte dei cittadini. Per quanto riguarda invece le politiche ambientali, la lista civica Insieme propone l'introduzione del reddito energetico, cioè l'installazione gratuita di pannelli fotovoltaici sui tetti delle abitazioni dei cittadini, che in questo modo producono energia e risparmiano sulla spesa della bolletta. Quando parlo di reddito energetico intendo la costituzione da parte del Comune di un fondo rotativo che consenta di installare gratuitamente sui tetti delle abitazioni dei cittadini degli impianti fotovoltaici che hanno poi due funzionalità. Uno è produrre energia da far consumare ai cittadini stessi, l'altro è produrre degli utili o dei crediti, come vogliamo chiamarli, che poi verranno riutilizzati per acquistare nuovi pannelli e quindi innescare un circolo virtuoso. Lo scorso 27 aprile al centro sportivo Maltraverso a Poggi Bonzi si è giocato un torneo di beneficenza per le vittime dell'uranio impoverito. Fa il bilancio dell'iniziativa Simone Lepore, fondatore del comitato Amici e Parenti delle Vittime dei Veleni di Guerra. Allora, l'evento del 27 aprile è stato un evento sportivo, sì, ma anche politico per certi versi. C'è stata un'ottima partecipazione, a tratti non ci si aspettava tutta questa partecipazione. Sono venuti anche ospiti alcuni esponenti, diciamo, dei movimenti politici locali che col nostro piacere, cioè col nostro più grande piacere, si sono molto esposti anche sul piano politico, esprimendo grande solidarietà verso la nostra battaglia. C'è anche da ringraziare i ragazzi della Polizia Penitenziaria di San Gimignano che si sono mossi in tanti per partecipare a questo evento, non solo per giocare ma anche per partecipare alle altre attività di contorno. E niente, sul piano politico quindi si risveglia, diciamo, parte da Poggi Bonzi una nuova via d'uscita legata appunto alla politica locale. Quindi abbiamo accettato di buon grado la presenza degli esponenti politici locali, della Lega, del Movimento 5 Stelle, ma anche delle liste civiche che si sono espresse e che ci hanno mostrato solidarietà e hanno diciamo, instaurato anche un rapporto di continuità con noi. Ci muoveremo sicuramente ancora su questo filone, molto probabilmente dopo l'estate costruiremo un'altra iniziativa di questo tipo, speriamo di poterla fare diciamo, in maniera anche più ampia, sempre qui al Maltraverso, invitando anche magari esponenti politici regionali e perché no anche nazionali. Spostiamoci in Val d'Orcia. A Radicofani si scontreranno il prossimo 26 maggio per la conquista del comune il sindaco uscente Francesco Fabrizi, candidato con il Centro-Sinistra Unito, e l'ex sindaco socialista Massimo Magrini, che ha composto una lista molto eterogenea per tornare ad essere il primo cittadino del comune valdorciano. Lorenzo Agnelli.
Depositate ufficialmente le liste che si contenderanno il governo della città di Ghino di Tacco di Radicofani. Come previsto, la lista di centro-sinistra, oltre per Radicofani e Contignano, candida sindaco il primo cittadino uscente, Francesco Fabrizi, che vuole portare a termine i punti sviluppati in questo quinquennio di amministrazione, ritenendo di rappresentare l'espressione più vera di due comunità che rivendicano con orgoglio le proprie origini e la propria identità. La squadra che sostiene Fabrizi è composta da Fausto Cecconi, Giacomo Meloni, Matteo Rossetti, Filippo Goracci, Valentina Rossetti, Edoardo Meloni, Giacomo Costa, Giuseppe De Luca, Giancarlo Faedda e Franca Romagnoli. Ad opporsi al primo cittadino uscente sarà un ex primo cittadino, vale a dire Massimo Magrini, con la lista civica Uniti per Radicofani e Contignano. Ex sindaco anch'esso di centro-sinistra, proprio prima di Fabrizi. Un gruppo, quello di Magrini, che si mette al servizio della comunità con l'obiettivo di dare nuovo slancio allo sviluppo socio-economico di Radicofani e agganciarlo al treno degli altri paesi della Val d'Orcia che stanno volando. In lista ci sono David Amadsan, Anna Bonsignori, Simona De Angelis, Alessandro Ficola, Luciano Massari, Cristina Meloni, Marco Michelini, Maria Antonietta Migliaccio, Diego Puggioninu e Simone Seddio. Campagna elettorale quindi che si fonderà totalmente sul tema Val d'Orcia e sul rilancio di Radicofani, che vuole diventare un grande polo turistico e socio-economico, esattamente come gli altri quattro comuni del Parco Patrimonio UNESCO. E restiamo in tema di elezioni. Tra i candidati a sindaco di San Quirico d'Orcia, Ugo Sani ai nostri microfoni spiega il motivo della sua discesa in campo. Sentiamo le sue parole. Io ho deciso di candidarmi una volta, come dire, verificata la possibilità di andare avanti con la coalizione centrosinistra. Possibilità che è venuta meno, non per mancanza di volontà da parte mia, e ho pensato, avendo per 5 anni lavorato praticamente a tempo pieno per il Comune, di poter dare continuità a questo lavoro, questa volta nella veste di sindaco. Naturalmente il mio è stato un lavoro soprattutto svolto sulla cultura, in appoggio al turismo, che è la nostra risorsa economica principale. Credo di aver messo su un calendario di eventi importante, vorrei che ci fosse continuità. Ho pensato di farlo e di essere la persona giusta, perché oggi bisogna uscire un po' anche dall'equivoco del sindaco del fare. A me spesso, come un epiteto dispregiativo, mi chiamano gli avversari politici, il professore, no? Che vorrebbe dire? Vorrebbe dire forse che oggi c'è bisogno anche di un po' più di sapere, c'è bisogno forse anche di un po' di fantasia per inventarsi delle cose. Io ho pensato di poterlo fare e spero che gli elettori riconoscano il lavoro che ho fatto nei 5 anni che sono trascorsi e quindi che mi diano il loro appoggio. E apriamo adesso la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Robur Siena in campo domani pomeriggio alle ore 16:30 nel delicato match contro il Piacenza. Per gli emiliani una vittoria significherebbe la promozione in cadetteria, per la Robur Siena invece l'obiettivo rimane quello di scalare il più possibile la classifica in vista dell'inizio dei playoff. Siamo pronti alla battaglia e a cercare di vincere la partita. Partita particolare per tutti, per loro e per noi, perché come ho detto prima, noi dobbiamo cercare di scalare delle posizioni, perché ti dà indubbi vantaggi, poi sono quelli di giocare le partite secche in casa piuttosto che in trasferta e con un risultato in più a favore. E come sempre le ultime partite, quando hanno qualcosa da dire, sono partite particolari, perché poi non c'è più, finisce. Quindi sia per loro che per noi è l'ultima. Noi dobbiamo pensare a noi, non possiamo guardare quello che succede in casa degli altri, ma dobbiamo pensare a noi e il nostro pensiero è provare a fare 3 punti. La nostra è una squadra che in casa ha battuto l'Entella, ha battuto Pisa, ha fatto risultati importanti, a volte è cascata, ma sappiamo che abbiamo nelle corde la possibilità di fare una grande partita e di vincere la partita contro quella che in questo momento è la prima della classe. Domani è una partita probabilmente sotto certi aspetti più lunga delle altre, perché io immagino anche che loro saranno attaccati alle radioline per capire e ascoltare quello che fanno gli avversari. Paradossalmente Piacenza rispetto a noi ha tre risultati su tre possono andare bene, noi no, noi abbiamo un solo risultato e ci può andare bene sperando poi dalle altre parti, quindi è una situazione completamente differente e noi, come ho detto prima, pensiamo a noi, poi quello che faranno loro vedremo un campo.
Passiamo al volley. Sarà Gianluca Graziosi il nuovo coach della Emma Villas Siena. Come anticipato da Radio Siena TV, alla guida della squadra precedentemente capitanata da Juan Manuel Cichello, arriverà il coach ex Ravenna, Simona Sassetti. Alla guida dell'Emma Villas Siena, precedentemente capitanata da Juan Manuel Cichello, arriverà il coach ex Ravenna, Gianluca Graziosi. Adesso manca solo l'ufficialità da parte della società senese, che attende ancora l'ok definitivo di Graziosi, ancora in trattativa con la Consar per la risoluzione del contratto. Una trattativa che potrebbe ancora prolungare l'attesa, ma in definitiva i giochi sono fatti. Il tecnico è pronto a firmare un biennale di fronte al presidente Bisogno e dare il via al mercato, portandosi con sé il palleggiatore Simone Di Tommaso, nome che Siena conosce bene, che potrà fare così da vice a Marco Falaschi, primo tassello del roster in uscita da Castellana Grotte. Gara di ritorno dei play-off per il Drago e la Fornace Costone Siena, che dopo il meno 5 di gara 1 affronta Ancona per cercare l'approdo al turno successivo. Sentiamo le parole del presidente Nello Corbini. Ci tenevo intanto a ringraziare veramente tutta la squadra e tutto lo staff per il grande lavoro che abbiamo fatto, che per noi è veramente un grande motivo di soddisfazione e il raggiungimento di un grande obiettivo. Venendo alla partita, sì, una partita molto importante, una partita in cui proveremo a ribaltare la differenza canestri, perché per la formula dei playoff sono al meglio delle due partite, quindi varrà la differenza canestri per il passaggio del turno. Proveremo a ribaltare il meno 5 dell'andata e ce la metteremo tutta per vedere giocare questa partita. Vorrei fare anche un appello a tutti i tifosi senesi e agli appassionati di basket in particolare. Il basket femminile spesso è abbastanza lasciato in disparte in secondaria, però insomma, diciamo, domenica c'è bisogno un po' dell'apporto di tutti, e oltretutto sarebbe un grande premio per queste ragazze che veramente hanno fatto un'annata mettendoci grande impegno e grande grinta, quindi credo sarebbe il coronamento di un'annata perfetta avere insomma tanta gente a sostenerci. La soddisfazione è già tanta, perché durante l'anno abbiamo visto proprio la crescita di questo gruppo, è un gruppo che non ha mai, ci ha sempre creduto, non ha mai mollato, ha giocato sempre con grinta, e quindi effettivamente abbiamo raggiunto un risultato che forse alla vigilia era anche sperato, ecco, come tipologia di risultato. Però è stata una grande annata, un'annata di crescita, di soddisfazione, anche perché principalmente sono tutte ragazze del nostro vivaio, e quindi questo è un po' un coronamento di un lavoro che viene insomma da indietro negli anni. Ed era questa la nostra ultima notizia, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, tra pochissimo le news del meteo, alle 21.05 la replica di Mi Guarda Siena, alle 22.15 la replica del nostro TG e alle 22.50 la replica della Sviolinata. Una buona serata.